Allora, dopo più di 3.000 tradimenti ascoltati, non so quanti registrati, che idea vi siete fatti voi del tradimento? È una sorta di cosa fisiologica, è necessaria? Sì, rispondo io, Mike. Rispondi tu, dai. Sì, per una parte di persone sicuramente è così, nel senso che l'ormone batte, uno non riesce a rinunciare, le statistiche che abbiamo in mano noi parlano chiaro. Mi piace, l'ormone batte dove il cuore duole, potrebbe essere... E non solo. Potrebbe essere riadattato così, no, il famoso problema. Sì, sono storie dove anche c'entra il cuore, a volte è soltanto una cosa fisica, a volte è una cosa sentimentale, a volte è una cosa mentale. Diciamo che per una parte di italiani e non solo, sicuramente un'esigenza, questo termine si può utilizzare, perlomeno stando alle nostre statistiche, lo è per il 55% delle persone che ha detto di avere una storia in corso oggi, e quindi è così, gli italiani sono così. Perlomeno diventa un'esigenza per quelli che tradiscono, quindi per quelli che abbiamo sentito noi, poi bisognerebbe sentire anche l'altra campana, no? I famosi 45% che invece non tradiscono, probabilmente non è un'esigenza, anzi è una cosa che viene vista in malo modo. Più della metà però ha ammesso di aver tradito almeno una volta il proprio partner attuale. Avete parlato di statistiche, ne avete fatte a livello di genere? Quali sono le motivazioni che spingono una donna o un uomo a tradire? Sono diverse o no, sono alla fin fine? Secondo me non sono poi così diverse, cioè nel senso che più che altro, più che di donne e di uomini, bisognerebbe parlare forse di parte femminile e parte maschile, indipendentemente dal genere. Nel senso che ci sono caratteristiche maschili anche nelle donne e caratteristiche femminili anche negli uomini, per cui secondo me è difficile tracciare forse un profilo per genere, si può tracciare un profilo forse per tipologia di persona. Sì, ma ci sono delle casistiche che ti portano a tradire di più rispetto delle altre, cioè voglio dire, secondo me nel maggior numero dei casi è la mancanza di qualcosa tra le quattro mura domestiche, quel qualcosa nella maggior parte dei casi è forse sotto le coperte, quindi quando magari manca quella cosa, quell'affinità sessuale che ormai magari è andata scemando perché ci sono storie che durano da 10, 15, 20 anni, o il marito o la moglie o la compagna o il compagno se la va a cercare da un'altra parte e mette sul tavolo magari argomentazioni dal punto di vista sessuale che non ha mai messo sul tavolo durante la sua storia ufficiale, durante il suo matrimonio, durante la sua convivenza, e da lì vengono fuori magari delle situazioni un po' border, definiamoli così, che il compagno, il marito o comunque la compagna ha con l'amante rispetto al proprio ufficiale. Ci raccontate un episodio, uno che è rimasto nel vostro cuore? Oh, beh, ce ne sono talmente tanti, adesso non so se ci stanno tutti. Però... allora io ho a cuore ad esempio la storia di Sheikko, è un uomo che dice di essere innamoratissimo della moglie, dice che la moglie è il faro che illumina la sua vita e nello stesso tempo lui deve, sottolineo deve perché è il verbo che utilizza lui, avere l'harem, cioè più donne, e questo gratifica lui, gratifica il suo narcisismo, la sua vanità, il suo bisogno di sentirsi ancora cacciatore, ma nello stesso tempo non riesce a fare a meno di sua moglie. Ecco, se devi citarne uno io, invece a me piace tantissimo Sex Machine, che poi è la prima storia che si incontra nel libro. Perché? Perché lei così dà una giustificazione al suo tradimento utilizzando una logica che, seppur pazza, però è una logica. Cioè lei dice che tradisce il proprio compagno perché non vuole inflazionare il rapporto sessuale con lo stesso, nel senso che lei è una donna comunque molto disinibita, una donna molto pretenziosa, ha bisogno di fare sesso più volte al giorno, si è creata tre vie di fuga a tre amanti e continua comunque ad andare a letto anche col proprio marito, quindi si parla addirittura di quattro storie in corso, dice addirittura di riuscire a farsi tutti e quattro in un giorno, a me sembra veramente paradossale questa cosa, ma lo fa per un buon motivo, per una buona causa, quella di inflazionare il rapporto col marito, che altrimenti sarebbe vessato tutti i giorni da questa richiesta continua da parte della moglie di fare sesso, no? E quindi lei comunque alla fine... potrebbe dargli degli integratori. Sì, potrebbe dargli degli integratori, forse questa sarebbe l'unica soluzione. E non corna. Ma magari le corna sono integratori, che ne sa? Voi confessereste mai un segreto in televisione oppure in radio? No, non credo, personalmente. Potrei confessarlo al diretto interessato, quello sì, ma pubblicamente non l'ho mai fatto, non credo che lo farei. Lo facciamo regolarmente tutti i venerdì mattina, bisogna che voi lo fogliate. Siamo talmente sottili. Basta, sbaglia.
In questo momento a Padova c'è un festival che si chiama Secondo Me Festival ed è dedicato al cinema, dove c'è un personaggio, in quest'anno è Silvio Soldini, che si racconta attraverso i propri gusti. E in realtà così noi lo conosciamo attraverso quello che mangia, quello che ascolta, sì. Quello che volevo fare un po'. Conosciamo anche bene Silvio, l'abbiamo recentemente ospitato in radio per presentare il suo ultimo film. Bene, invece io volevo chiedere a voi i vostri gusti, quindi le cose che vi piacciono, il piatto preferito, no, il vino preferito. Non finisce più l'intervista, no. Noi mangiamo come degli animali, cioè mangiamo si di vede. Tutto. Guardate qua di che tutto. Linea. Allora innanzitutto pratichiamo la dieta zona, cioè in base alla zona dove andiamo noi mangiamo le cose tipiche della zona. Quindi in Veneto cosa avete mangiato? No, beh, siamo appena arrivati i folpetti, volevamo assaggiarli qua dietro, li fanno. Andiamo stasera, adesso insomma, ci regalerà delle belle sorprese la serata, spero. No, beh, al di là di tutto se dobbiamo essere un po' campanilisti, vai, ci riguarda. Un cremonese trapiantato di nuovi Brescia. Esatto, allora io faccio la sponda bresciana. Vai, bene, vai. Faccio la sponda bresciana e dico, visto che poi lo facciamo pure a casa mia, io dico che lo spiedo, ragazzi, lo spiedo bresciano. Lo spiedo bresciano con polenta regala grandi emozioni. Forse meglio di un amplesso con una splendida donna. Allora si è cucinato io, bene. Sì, condivido, perché quando vado ospite suo lo assaggio ed eccezionale, però faccio anch'io del campanilismo cremonese. Siamo a novembre, il mese del porco, ragazzi, io difendo il cotechino cremonese. November pork. Sì, è a tutto November pork. Il libro preferito, visto che parliamo di libri, il vostro libro, ma invece quello che avete voi nel cuore? Alta infedeltà non animato garantito. lo dico veramente con cognizione di causa, perché secondo me è scritto molto bene, è interessante perché ha anche un riscontro sociologico non da sottovalutare. Compratelo perché vi fate due risate, poi invece vi fate anche due pensieri, secondo me, se lo leggete la seconda volta. No, io non so, ce ne sono tanti a seconda delle fasi della vita, sceglierne uno, non lo so, mi sembra di fare dei torti ad altri, adesso così su due piedi, non so, sto pensando a qualcosa che mi ha emozionato ultimamente, dunque aspetta, devo... sto pensando, o del passato... Beh, mentre ci pensi, io intanto vi chiedo, domani ci saranno le primarie, andrete a votare? No, ci candideremo, cioè a sorpresa ti do questo scoop, segnatelo, perché io parto col partito del vi voglio bene, il claim del partito del vi voglio bene è diventate tutti pastori e non pecore, questa cosa la sto già replicando più volte in radio, sarà un partito no profit, ragazzi, che in Italia veramente... quasi un'eccezione che conferma la regola. Se vi volete bene, se ci volete bene, seguiteci in questa nuova esperienza politica. Ma non parlare su di te, vai alle primarie o non vai alle primarie? No, vado alle primarie. Vai alle primarie, tu sì. Vai alle primarie. Ma non lo so, no, io domani sono a Mestre, non credo che riuscirò a votare. quindi no, non credo che ce la farò ad andare, ma non perché non... per protesta, ma per impegni di lavoro. Ah, ma scusa, non avevo capito, ma le primarie non sono... Ci siamo. Il libro. Il libro, guarda, ce ne sono tantissimi qua, viene fuori anche il passato di studente di filosofia, quindi forse, guarda, vi cito uno su tutti perché è davvero difficilissimo scegliere, così parlò Zarathustra del maestro Friedrich Nietzsche.